Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review in diretta, grazie per come vi siete collegati e grazie per questo spazio che ci concedete di vivere insieme a voi intorno a dei temi della parola di Dio, i temi che riguardano la fede in Gesù Cristo. Siamo felici perché questo spazio è particolarmente libero e vi ringraziamo anche per come riuscite a viverlo insieme a noi proprio nella libertà, grazie anche alle tante interazioni che riusciamo a creare in genere nella fase successiva alla meditazione della parola e sul tema. Poi infatti ci piace poi ragionare anche provvedendo da parte vostra a leggere e anche condividere le vostre domande all'ospite che abbiamo collegato con noi. Oggi abbiamo il pastore Giuliano Morea che è pronto a interagire con noi su un tema estremamente importante che è quello della missione. Infatti la formazione missionaria, ovvero una formazione subito dopo la chiamata che un uomo o una donna riceve nell'ambito missionario, è necessaria la formazione e anche quella ha quindi bisogno di approfondimento. Oggi parleremo prevalentemente proprio della formazione missionaria, ma ci saranno tante domande, arriveranno delle domande intorno a te, ma se anche tu che ci stai seguendo senti in cuore di rivolgere questa domanda, qualche domanda all'ospite che abbiamo in collegamento con noi, ti suggerisco di farlo al numero della redazione che è il solito, che ripeto ancora oggi, chiedo alla regia di metterlo, è 379 2710854. Puoi mandarci un messaggio WhatsApp e noi lo leggeremo insieme a te, al nostro ospite che sicuramente ci consentirà anche di avere un'interazione diretta sui temi che ti sorgeranno in cuore. Intanto però, come sempre facciamo, mentre ci accomodiamo e diamo il via alla nostra puntata così libera alla presenza del Signore, prendiamo insieme sempre il consueto caffè biblico. Buongiorno. Qualche anno fa il famoso quotidiano statunitense, il Washington Post, fece un esperimento. Voleva vedere quali fossero i gusti, le preferenze, le priorità dei tanti passeggeri che transitavano nella metropolitana. Invitò un famoso musicista, un violinista, Joshua Bell, a suonare all'ingresso di una delle stazioni. Il famoso musicista per 45 minuti eseguì alcuni degli spartiti musicali più difficili che siano stati scritti. In quei 45 minuti transitarono circa 1000 persone davanti a lui, ma soltanto 7 di loro si fermarono ad ascoltarlo, tra di essi anche un bambino. Le persone erano ignare che il famoso violinista stesse eseguendo questi brani meravigliosi gratis per un pubblico che non riusciva a fermarsi e che non apprezzava il suono di quelle musiche. Qualche giorno prima tutti i biglietti per il concerto di Joshua Bell nel teatro di Boston erano stati venduti. Ogni biglietto costava $100. In 45 minuti Joshua raccolse $32. Erano degli spiccioli che le persone gli offrivano mentre correvano nella loro corsa verso gli impegni. Le persone erano ignare che lui stesse suonando con un violino Stradivario del 1713 del valore di $3,5 milioni. È incredibile come ci si può trovare vicino a così tanta arte, tanta bellezza, tanta ricchezza ed ignorare tutto. 2000 anni fa Gesù si trovava appeso su una croce e anche in quel caso c'erano tante persone che passavano. Alcuni lo accusavano, altri lo ignoravano. Gesù stava compiendo un gesto d'amore bellissimo, meraviglioso, straordinario, che avrebbe cambiato per sempre la storia del mondo. Tutti avrebbero dovuto inginocchiarsi ai piedi di quella croce, ma anche allora le persone non si fermavano. Noi ci chiediamo se oggi ci prenderemo un po' di tempo insieme per fermarci, per riflettere, per soffermarci a riflettere
su ciò che il Signore Gesù ha fatto per noi, il Figlio di Dio. C'è un salmo che dice: forza e bellezza stanno nel suo santuario, lì dove c'è la presenza di Dio, lì dove possiamo gustare la grazia, l'amore, il perdono, la misericordia di Dio. Ma riusciremo a fermarci? Avremo un po' di tempo per entrare nel santuario? O siamo troppo presi dalle nostre cose personali che non abbiamo neanche il tempo di chiudere i nostri occhi per qualche secondo e ringraziare il Signore per la vita, per il respiro che ci dà ogni giorno, ogni momento? Io ricordo da bambino si cantava spesso in chiesa un canto che diceva: il bel giglio della valle, la stella del mattin, è colui dal nome dolce di Gesù. Il bel giglio della valle che puoi odorare, la stella del mattin che puoi ammirare, il dolce nome di Gesù che puoi gustare la sua presenza. Io ve lo auguro con tutto il cuore in questo giorno, mentre ci avviamo verso tutti i nostri impegni, impariamo a fermarci un po', a riflettere sulla grazia di Dio, sull'amore di Dio, sul perdono che Lui ci vuole offrire gratuitamente, perché il prezzo l'ha pagato Lui. Il violinista stava offrendo un concerto gratuitamente, ma le persone non avevano tempo per gustarlo. Chissà se oggi noi riusciamo a fermarci un po', a ringraziare Dio insieme e a gustare il meraviglioso dono della sua grazia. Io ve lo auguro con tutto il cuore. Buona giornata. Ringraziamo il pastore Daniele per questo caffè biblico, grazie per questa condivisione. Bentornati in studio, siamo di nuovo intorno a questo tema meraviglioso della formazione missionaria. Vi diamo il benvenuto. Oggi parleremo di questo argomento insieme al nostro ospite collegato con noi, che è il pastore Giuliano Morea. Quindi vediamo se è collegato. Buongiorno a tutti. Eccolo, pace e buongiorno, grazie pastore Giuliano per questa possibilità che ci concedi di interagire con te intorno ad un argomento estremamente importante che ha a che fare con la crescita spirituale, quella crescita spirituale che poi porta alla materializzazione di una chiamata come quella appunto missionaria. Intanto grazie per esserti collegato e vorrei brevemente, i nostri amici già ti conoscono, però vorrei brevemente chiederti se puoi fornirci qualche elemento di presentazione e poi dopo approfondiamo insieme la tematica di oggi. Prego. Sono Giuliano Morea, sono un pastore della Chiesa Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia, situata a Nardò. Stiamo in una terra di missione perché io vivo a Taranto, quindi abbiamo preso a cuore una chiamata che il Signore ci ha rivolto verso questo meraviglioso territorio che è il Salento, dove il Signore ci ha chiamato a servirlo. Abbiamo dei progetti pronti, anche nuovi progetti a partire, sempre quello che è la formazione missionaria, la formazione che ogni chiesa, ogni credente deve avere, ma non è una formazione che va a sostituire il lavoro della chiesa, ma come hai detto tu all'inizio è la crescita non solo della nostra vita spirituale, ma la crescita della Chiesa. Abbiamo in cuore il desiderio di entrare in un full immersion in questa chiamata. Stiamo facendo delle scelte importanti anche con la mia famiglia e molto presto ci saranno delle novità che sicuramente vi racconteremo nelle prossime date, nei prossimi incontri che ci incontreremo, Dio piacendo, ma è proprio un progetto che è riguardante lo sviluppo e la chiamata missionaria dei servitori e delle servitrici di Dio. Quindi ecco, una locanda, la chiameremo la locanda, e sarà proprio un punto di accoglienza, un punto di formazione, un punto di refrigerio, un punto di mettere in pratica non solo a livello teorico ma a livello pratico quello che il credente è chiamato a fare, per prepararsi poi ad andare a incontrare la propria comunità, il Signore dove lo metterà,
a servire la chiesa locale. Ecco, voglio fermarmi qui, pregate per noi e continueremo molto presto. Dovremmo ripartire anche a ottobre con il progetto Project Speranza del Camper, dove ci siamo fermati perché abbiamo avuto dei problemi tecnici per quanto riguarda anche questa stazione mobile che porterà avanti il progetto dell'Evangelo, un po' come abbiamo iniziato, continueremo. Questi sono progetti che andranno poi a riempire questo progetto missionario, che a Dio piacendo oggi vi parlerò in maniera un po' più teorica, ma sarà bello la prossima volta parlarvi anche e farvi vedere attraverso delle slide quello che è il lavoro che Dio ha messo nel nostro cuore, mette nel cuore di ogni credente, ma è una missione particolare, la missione che Gesù ci ha affidato, una missione in continua crescita, in continuo sviluppo, e noi come figli di Dio dobbiamo assolutamente interfacciarci anche a quello che è il tempo, il momento storico della società, del mondo, della Chiesa, dei credenti, dei ministeri, delle opportunità che lo Spirito Santo di Dio ci dà, e ci dà queste opportunità come lo è questa mattina un progetto missionario della radio, un progetto televisivo che tanti ascoltano. Noi nelle nostre campagne evangelistiche, in questo tempo dove non solo evangelizziamo di estate, ma abbiamo anche altre attività evangelistiche in un altro modo, ma in questo momento per le strade, quando noi parliamo di Gesù, parliamo dell'Evangelo, noi possiamo dire che possono seguire il messaggio anche in televisione, nel canale o attraverso i social, delle view, come Parole di Vita, eccetera. Sono delle missioni, strumenti missiologici che la Chiesa e i credenti usano. Gloria a Dio, alleluia. Meravigliosa opportunità quindi di continuare a rimanere sul territorio anche proprio in mille modi. E questa è missione. Qualcuno penserebbe, Pastore Giuliano, che la missione è quella che uno insomma, fa quando prepara le valigie, anche quella è, insomma, e se ne va dall'altra parte del mondo, ma poi tu ci hai fatto intravedere già, assaggiare già una missione invece che ha a che fare col nostro territorio, meraviglioso territorio italiano. Che, come appunto dicevamo anche già dall'inizio, è di per sé un territorio di missione. Intanto, però, io voglio lasciarti la parola, come dicevi appunto, per questo punto della formazione missionaria che ha a che fare con la teoria, quindi cosa c'è da comprendere da un punto di vista anche biblico intorno alla missione. E poi alla fine della tua meditazione avremo un piccolo question time in cui proveremo in qualche modo a leggere le domande dei nostri amici. Quindi a te la linea, Pastore, grazie. Grazie Cesare, voglio collegarmi a quello che hai detto poc'anzi. La nostra missione non è una missione diversa dal missionario che va dall'altra parte del mondo. Quello che è sbagliato, secondo me, è che noi non dovremmo proprio distaccarci da quello che è il missionario mandato a conquistare nuovi campi anche all'estero. La Chiesa deve essere una Chiesa unita, un corpo ben connesso, dice l'Apostolo Paolo, e il missionario che può essere in terra straniera deve essere comunque collegato al territorio locale, perché solo così potremo innanzitutto avere una relazione spirituale unica, una visione unica come Dio ha. Dio ha un'unica visione sin dal principio della fondazione del mondo. È nel cuore di Dio la missione, è nel cuore di Dio e biblicamente abbiamo tante risposte, come oggi vedremo, toccheremo con molta delicatezza e ci sarebbe tempo e dedicazione per affrontare il tema della missiologia. Però questo è importante, non siamo scollegati dal missionario che va in Africa, dal missionario che va in Albania, anche perché ultimamente sono stato anche in Albania, è quello che penso sia proprio importante, che la Chiesa locale sposi un progetto missionario, sposi una visione missionaria, ma è una visione missionaria che comprende tante aree specifiche da raggiungere attraverso il comandamento del Signore. Infatti, prima di entrare a immergerci, insomma, quello che Dio ha messo nel mio cuore, voglio leggervi un passo che troviamo in Marco, capitolo 16, versetto 15, e
dice così, e disse: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. E poi continua e dice: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E poi parla dei segni, i segni di una crescita di azioni potente dello Spirito Santo, perché se Dio, che Gesù Cristo, è colui che ci comanda, è un comando, non è una, come dire, un optional. Noi, se abbiamo accettato Gesù nella nostra vita come nostro personale salvatore, abbiamo accettato e risposto a una chiamata. A una chiamata e ad un'azione, ecco, che inizia la missione della tua vita e della mia vita. È nel principio di Dio. Infatti, quando noi andiamo a leggere anche il Salmo 100, non lo andrò a leggere, però il Salmo 100 ci fa comprendere una cosa straordinaria, perché il Salmo 100 è il perfetto profetico di Dio, uno dei perfetti profetici di Dio, cioè è qualcosa che ancora si deve realizzare, ma si è realizzato, dove dice in questo salmo: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letto, con letizia, presentatevi gioiosi a Lui, riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti, noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge. Parla di un unico pastore, parla di un unico gregge, però qua ci troviamo nell'Antico Testamento. Non ci troviamo nel Nuovo Testamento, quindi già era nel piano glorioso di Dio la missione. Quale missione? La salvezza delle anime. Noi non vediamo scritto nella Bibbia che c'è festa quando apriamo un locale o quando facciamo un bel concerto musicale o quando facciamo una bella predicazione o quando facciamo un bel programma. C'è festa nel cielo quando un'anima è salvata, si ravvede, è festa sul nel cielo. Questo è il principio della missione di Dio, la salvezza delle anime perdute. Ora, in questa missione noi abbiamo un comando, ma è bello anche pensare che questo passo, anche che abbiamo letto del Salmo 100, che ci è stato tramandato da chi? Ci è stato tramandato dagli ebrei, che oggi non riconoscono il Signore, perché loro si sentono loro il popolo eletto, ma attraverso Cristo, ebrei, gentili, pagani, tutti attraverso Cristo Gesù possono e diventano un unico popolo, avendo come Dio unico Padre. Detto questo, andiamo su quella che è la formazione missionaria. La formazione missionaria è una missione, dunque è una missione che serve, questa formazione serve al credente, in un modo specifico di sviluppare, è una formazione. Noi pastori, noi missionari, tutto quello che noi vogliamo, non siamo mai arrivati. Abbiamo un continuo bisogno di formazione, abbiamo un continuo bisogno di crescita. Non possiamo pensare che quello che abbiamo fin oggi realizzato per la grazia di Dio sia unico e perfetto. Anzi, noi dobbiamo imparare a relazionarci in un modo più attento con altre culture, altri sistemi, altre necessità. Comprendere che il cristiano, il credente, colui che è rinnovato nello spirito, ha un rinnovamento continuo, quindi ha una rigenerazione continua mediante lo Spirito Santo. La formazione biblica è essenziale, la formazione missionaria è un altro. La formazione biblica cammina con la formazione missionaria. La missiologia, cos'è la missiologia? La missiologia è la scienza fondamentale che studia l'ambito della scienza della scrittura sacra. Noi lo sappiamo. E non è una parte secondaria della teologia, la missiologia. Anzi, come ho scritto, è proprio il centro, il cuore della parola. È il cuore di Dio, la missione della salvezza delle anime perse. È bello quando Paolo dice una cosa veramente che non riuscirei mai a realizzare. Paolo dice: per amore dei miei fratelli, se possa essere io maledetto ed essere cancellato dal libro della vita.
cioè per amore, per la salvezza dei miei fratelli. Lui dice, realizza questo, per amore delle anime, per amore dei miei fratelli, chiede quasi al Signore, potessi essere io cancellato dal libro della vita. Ecco, questa deve essere l'unione della Chiesa, l'unione dei credenti, l'unione del corpo di Cristo, l'unione dei pastori, l'unione degli apostoli, l'unione degli evangelisti, quella di conquistare anime per il Signore, spezzare le catene del nemico, del diavolo. E la mia non è qualcosa di secondario, e dobbiamo riflettere perché porta a considerare, a includere molti principi che il Signore ci dà e ci definisce nella Scrittura, come quella di andare a predicare l'Evangelo. La predicazione dell'Evangelo è una missione. È una missione, devono essere trovati i sistemi, devono essere trovate, devono essere organizzate certe dinamiche affinché lo Spirito Santo possa arrivare in maniera potente nel cuore e nelle anime delle persone. Non è solamente mettere una tenda, non è solamente la missione della Chiesa mettere una tenda, gloria a Dio, o la missione della Chiesa fare la radio, o la missione della Chiesa evangelizzare per le strade. La missione è una formazione. Noi come formazione missionaria, quello che noi faremo anche nei prossimi progetti, che il Signore ci dà grazia, è quello di mettere allo studente, al credente, il desiderio di operare in altri popoli, di raggiungere paesi, di raggiungere culture, etnie, diverse, come ci sono più di 7.000 etnie ancora da raggiungere. Noi non possiamo pensare che i territori siano tutti uguali. Ecco, questa fa parte della formazione. Il missionario, il credente, colui che ha deciso e accettato di servire il Signore, deve comprendere anche il territorio al quale lui sta evangelizzando. Quindi un sistema, un'organizzazione evangelistica, un determinato credente, un determinato missionario deve innanzitutto conoscere le difficoltà sociali, deve conoscere i tempi e il clima e tutto quello che è il sistema politico, il sistema religioso di quella nazione, di quel paese. Noi possiamo vedere differenze tra il sud e il nord, il centro Italia. Non possiamo pensare che il missionario debba comportarsi o debba relazionarsi nello stesso modo in cui lo faccia nel suo territorio. Quindi, prima di andare, deve avere una formazione, deve comprendere il sacrificio che porta alla predicazione dell'Evangelo. Perché predicare l'Evangelo è sacrificio. Predicare l'Evangelo vuol dire mettere tempo, risorse, denaro, mettere la propria vita, mettere il proprio bene, mettere la propria casa, mettere la propria famiglia, mettere tutto ai piedi del Signore. Ricercare prima di ogni altra cosa il regno di Dio. E per cercare il regno di Dio io devo cercarlo e poi tutto il resto mi sarà sopraggiunto. Non possiamo pensare di andare prima di andare di chiedere, ma noi comprendiamo che c'è una necessità nella vita del credente, perché man mano che tu cresci in quella formazione che come primo luogo è la comunità locale. E gloria a Dio per le comunità locali, gloria a Dio per i pastori, gloria a Dio per i monitori, gloria al Signore per quella formazione che noi abbiamo sin dal principio, quando nasciamo in una chiesa cristiana. Gloria al Signore, però arriva il momento in quale il credente, lo studente, il giovane, il meno giovane, incomincia a desiderare, ad avere la necessità di una formazione più elevata, cioè una crescita che non è data solamente alla teoria, ma una crescita che possa avere uno studio biblico più approfondito, delle tematiche bibliche, delle tematiche teologiche, delle tematiche che possono andare ad approfondire concetti importanti e soprattutto avere una relazione anche con altre culture. Oggi nel mondo, soprattutto anche in Italia, noi abbiamo nelle nostre chiese
Parlo della chiesa di Nardò, nata da 2 anni, perché questa è una chiesa missionaria, è una chiesa dove è nata attraverso una missione e tutte le chiese sono nate attraverso una missione. Io penso che sia così, missione, è nata in casa, poi si è sviluppata, ma oggi noi non troviamo solo i neretini a Nardò, noi troviamo americani, troviamo africani, troviamo spagnoli, troviamo altre culture, abbiamo altre etnie, abbiamo altre fratelli che hanno vissuto anche nella loro giovane età spirituale un modo diverso, ma attraverso un insegnamento unico della parola di Dio che il Signore ha salvato e continua a salvare. Questa è missione, questa è una chiesa pronta ad aprirsi affinché la volontà di Dio possa entrare a salvare, usarsi di noi per salvare altre anime. Andando avanti, la formazione missionaria è anche conoscenza della nuova evangelizzazione. E mi sono ritrovato a dibattiti, a sentire, no, noi abbiamo sempre fatto in questo modo, ma è sbagliato. Perché se noi pensiamo, ai profeti o ai discepoli stessi che non avevano proprio la capacità di comprendere altre etnie, comprendere che la salvezza era anche per gli altri. E questo fa parte anche di una cultura, fa parte anche della nostra cultura. Forse sicuramente noi non dobbiamo sostituire, ma noi dobbiamo integrare anche nuovi sistemi di evangelizzazione che servono alla missiologia della salvezza delle anime, non trascurando la parola del Signore, attraverso un ordine, attraverso una buona testimonianza, attraverso un'unità, attraverso quelli che sono i talenti, i carismi, i talenti che Dio dona alla Chiesa. In questa unità noi possiamo compiere una missione ben potente. Perdonatemi, è come avere il bombardiere, il l'aviatore, il radarista, il telefonista, tutti che hanno un ruolo importante, hanno un ruolo specifico perché il Signore ci chiama in un modo specifico, anche e gloria a Dio per la nostra diversità. Ma dobbiamo comprendere che ci sono nuovi sistemi di evangelizzazione, come lo può essere Review. Questo è un nuovo sistema. Forse 10 anni fa, 15 anni fa o ancora prima non avremmo mai pensato di utilizzare. Non avremmo mai pensato di avere un videoproiettore, non avremmo mai pensato di usare delle magliette con il nome Gesù Salva nelle piazze. Non avremmo mai pensato di usare dei teatrini dove c'è un messaggio evangelistico per i bambini. Non avremmo mai pensato tante altre situazioni. Oggi noi dobbiamo riconoscere che la Chiesa sta crescendo in una formazione spirituale, in un modo concreto dove sta raggiungendo gente, tribù, uomini e donne di ogni età. E noi siamo predisposti anche a, saremo predisposti nel progetto che avremo, questo progetto missionario, nel sensibilizzare questa chiamata. Dobbiamo oggi come oggi comprendere che è una società multietnica, è una società dove è in continua evoluzione, è in un continuo movimento. Stiamo vivendo un'epoca molto particolare dove la Chiesa è cambiata. La Chiesa e questo cambiamento, perdonatemi, non dobbiamo pensare a qualcosa di negativo, ma a un cambiamento di crescita. La Chiesa sta crescendo, gloria al nome del Signore, e la Chiesa continuerà a crescere, perché è parola di Dio. La vita spirituale è una continua crescita. Dobbiamo preoccuparci quando noi ci fermiamo, perché sapete, la vita naturale è contraria alla vita spirituale. La vita spirituale arriva a un certo punto, la vita naturale arriva a un certo punto che tu ti cresci sia fisicamente, culturalmente, mentalmente, fisicamente tutto, poi arriva un certo punto che incominci a scendere, eh? E incominci quasi a ritornare bambini, cominci a perdere i capelli, cominci a perdere i denti, ma la vita spirituale è differente. La vita spirituale è un continuo sviluppo esponenziale fino ad arrivare a un massimo, che è quell'asticella di misura, quell'asticella
quell'asta di misura è Gesù. Noi dobbiamo crescere a sua somiglianza. La evangelizzazione, la missione ci viene imposta, non è una scelta. E l'Apostolo Paolo diceva: mi è imposto, sentiva un peso, sentiva un dovere necessario di raggiungere anime. E quando Paolo parlava, non parlava nello stesso modo ovunque lui andava. Paolo aveva una formazione. Paolo si formava, e questa formazione biblica non avviene attraverso solo la teoria, ma avviene attraverso una pratica, un continuo e costantemente relazione con il mondo pagano, dove tu devi anche raggiungere attraverso la loro cultura. Paolo parlava con i greci e intendeva con i greci la loro cultura, parlava con gli ebrei, parlava con i romani, e lui sapeva perché la sua esperienza di vita, il suo modo di fare, il suo carisma, i suoi talenti portavano a considerare, a differenza dei discepoli che erano ebrei, Gesù ha usato Paolo, nessuno avrebbe mai scommesso su Paolo, un uomo lontano, un uomo che perseguitava la Chiesa, eppure Gesù sceglie Paolo, perché Paolo è differente. E gloria a Dio per queste nostre differenze. Perché in queste nostre differenze, in questa nostra formazione, il Signore compie i suoi miracoli. La missione non può essere concepita come un'attività che contraddistingue un'area del mondo rispetto ad un'altra. È questo che avevamo detto con Cesare. E grazie, fratello. Non possiamo pensare che il missionario è solo il missionario che va in un'altra parte geografica del mondo, o ritratta solo a un gruppo di missionari. Non è così, non è per degli elite, è per la Chiesa, è per il figliuolo di Dio. Allora, se i nostri giovani, i nostri credenti, incominciassero a vivere una vita missionaria nel cercare la missione con il nostro vicino di casa, con il nostro datore di lavoro e sull'ospedale, ovunque noi andiamo, al mercato, in un supermercato, incominciamo a pensare che siamo dei missionari, che dobbiamo portare l'Evangelo, dobbiamo portare il seme della parola affinché anime possano essere conquistate. La Chiesa, ma questo c'è bisogno anche che la Chiesa sia formata, sia preparata e soprattutto sia sensibilizzata. E non è a tutti che possono dare questo, sono dei doni, sono dei carismi che devono essere poi lavorati. Dobbiamo anche essere sinceri che ci sono ministeri e ministeri, e ministeri di dottorato, ministeri che possono essere i ministeri che conosciamo. Adesso non voglio entrare in questo specifico, altrimenti perdiamo il filo logico. Noi abbiamo un bisogno di tornare a considerare questa parte integrante, ho scritto, del cristianesimo, perché determina la nostra vita, determina la vita della Chiesa, anche dei nostri giovani. È determinante in un momento molto particolare, un momento nel quale stiamo vedendo delle difficoltà interne e non riusciamo poi a portare una missione vera, genuina all'esterno. Abbiamo bisogno di cominciare a riflettere sull'importanza della formazione del credente, perché la formazione del credente non è solamente, ripeto, la comunità, il culto e gloria a Dio, la domenica e gloria a Dio, ma rischiamo di finire poi in una religiosità. Non è solamente l'evangelizzazione all'esterno, ma creare progetti missionari. Creare staff, squadre che possono intervenire su settori sociali dove si adempie la missione della Chiesa. La missiologia, spesso anche missionologia viene definita, è la disciplina che studia l'evangelizzazione. Gloria al Signore. Riflette sul compito del missionario, della missione e della Chiesa.
della Chiesa universale, una Chiesa che deve avere capacità di comprendere che anche altri fratelli, altre sorelle salvate mediante il sangue di Cristo Gesù compiono una missione importante, sana, genuina per la salvezza delle anime. La missiologia studia l'esperienza missionaria. È un'esperienza che non si fa solamente a livello teorico, ma si fa a livello pratico. E molti non hanno la praticità di fare questo, hanno delle difficoltà. Hanno delle difficoltà nel pensare di compiere certe missioni nel mondo sociale, globale. Nella vita di tutti i giorni. Perché? Perché viene facile predicare in una chiesa, viene facile pregare in una chiesa, viene facile evangelizzare insieme a una chiesa. Ma noi dobbiamo cominciare a formare la nostra chiamata, ecco perché è importante una formazione anche singolare, una formazione che vada a inquadrare le caratteristiche, il carattere di un credente, perché non tutti abbiamo la capacità di andare a portare un opuscolo e parlare del Signore. Forse qualcuno ha la capacità di organizzare a livello materiale anche una bella cena, organizzare attraverso le altre righe, ma affinché anime possano essere raggiunte per parlare dell'Evangelo. Non tutti hanno la capacità di suonare o cantare per arrivare a servire in un certo modo e raggiungere in un certo modo, ma forse qualcuno ha capacità. Vi faccio un esempio. Ultimamente ho sentito la testimonianza di un fratello che mi ha reso così tanto gioioso. Un fratello che era un dentista, era un bravo dentista, lui ha sentito in cuore di vendere tutto e con sua moglie hanno creato una navetta mobile. Uno studio mobile dove lui ha incominciato a curare i denti alle persone che erano in difficoltà. E lui, quando faceva questo, parlava di Gesù. Quando lui faceva questo, portava anime al Signore. E molti hanno testimoniato che sono andati al Signore attraverso questo operato, attraverso questa missione che Dio le aveva messo nel cuore. Questo fratello è stato quello che è stato il suo talento, quello che è stato il suo lavoro, l'ha trasformato per il lavoro al Signore. Fratelli, questa è una missione, questa è una formazione. Tu che mi stai ascoltando, se hai qualcosa che stai sfruttando per il mondo, che stai sfruttando anche perché hai il dovere e la necessità di portare il cibo, portare i bisogni, ma voglio dirti di non trascurarlo nel campo del Signore. Perché la parola di Dio dice cercate prima il mio regno. E quando il Signore ci chiama a cercare prima il suo regno, ci chiede prima di lavorare per il suo regno. Tutto il resto ci sarà sopraggiunto. Dobbiamo imparare a vivere questa formazione. Non ci si arriva subito, ci si arriva con praticando, formando, studiando, ma soprattutto avendo quel tirocinio teorico. Pratico. Si sta perdendo di praticità. Possiamo rischiare di ingrossare spiritualmente, di sentirci arrivati, di sentirci superiori, ma questo non è biblico. Il Signore ci chiama a servire nelle mense. Il Signore ci chiama a servire, a lavarci i piedi gli uni gli altri. E questo è meraviglioso. Queste attività che la Chiesa fa, che ancora oggi fa, e ringraziamo il Signore perché non sto dicendo qualcosa di nuovo, sto dicendo qualcosa che la Chiesa già fa, la Chiesa già è all'opera, ma se pensiamo qualche anno indietro, questi nuovi sistemi non erano accettati. Questo nuovo modo carismatico, questo nuovo carisma che la Chiesa ha e sta avendo, non è accettato. E chi, da chi non è accettato è colui che è religioso, vuole vivere una religiosità. Perché i carismi, è scritto, e i talenti edificheranno la Chiesa, cioè cresceranno la Chiesa. La Chiesa è edificata, mattone sopra mattone, mattone sopra mattone. Io la voglio edificare. Insieme a te voglio dirti questo, che la missiologia si prefigge una con criticità, in maniera
In un messaggio anche che noi dobbiamo andare a criptare, ecco, questo volevo dire, criptare, perché c'è un governo che Dio ha istituito e dobbiamo elaborare nella formazione biblica, nella formazione missionaria, dobbiamo elaborare delle nuove teorie, dobbiamo elaborare delle nuove metodologie. Questo metodo che oggi stiamo usando, se io ti sto parlando, questo è un metodo che ha messo il Signore in cuore di qualche fratello. E in questo percorso, forse che ha avuto delle difficoltà, forse all'inizio non è nemmeno ben accettato, ma oggi è uno strumento valido. È stata una formazione, colui che l'ha desiderato, colui che poi l'ha attuato mediante l'aiuto del Signore. L'ha realizzato in una formazione perché dietro a questo canale ci sono degli uomini e delle donne che stanno formando, che sono in una continua formazione per dare un servizio evangelistico. Questa è formazione biblica, questa è formazione missionaria. Gloria al nome del Signore. Oggi noi dobbiamo riconoscere questo. Non voglio, come dire, andare molto ma molto oltre, ma noi dobbiamo accettare quello che Gesù ci comanda. Andate, e vuol dire azione, vuol dire movimento, non dice di rimanere nelle chiese. Forse qualcuno dice sì, ma noi fratello, noi evangelizziamo. Gloria al Signore. Ma sappiate questo, che potete contribuire a una visione missionaria, e questa visione missionaria voi la potete contribuire se voi siete formati in un modo di pensare missionario. E gloria a Dio per tutti quegli uomini e quelle donne, quei fratelli che vanno in missione. Però io ho avuto anche amici che hanno avuto delle grosse difficoltà, perché il missionario deve essere formato non solamente a livello teorico, ma anche a livello pratico. E la praticità la possiamo attuare, i tirocini li possiamo attuare sulla nostra terra, perché c'è tantissimo da fare, e perché no, puoi arrivare anche in altre parti del mondo. Gloria al nome del Signore. Ci sono giovani che hanno bisogno. Noi, in quello che è un po' il progetto che abbiamo così discusso con Michele, che non ha dato ampio spazio, ma penso che la Chiesa, per avere una buona formazione missionaria, noi dobbiamo vivere insieme per una missione. E vivere insieme non vuol dire vivere in una chiesa tra i banchi, assolutamente. I discepoli navigavano insieme, i discepoli lavoravano insieme, i discepoli mangiavano insieme, i discepoli hanno avuto da Gesù una formazione non solo teorica ma pratica. E noi rischiamo di non avere più formazione, non avere più una praticità. È una difficoltà in quelli che è l'evoluzione della Chiesa. E penso che noi pastori abbiamo prima di tutto bisogno di, parlo di me, di una continua formazione pratica nel parlare dell'Evangelo e nel raggiungere le anime, perché poi rischiamo di essere solamente insegnanti della parola. Gesù non insegnava solo la parola, lui poteva solo insegnare con la parola, ma Gesù insegnava attraverso una formazione, attraverso la praticità. È bello quello che il Signore ha messo nel nostro cuore, perché c'è bisogno anche di sentirci, di ascoltarci, anche questa è formazione, perché nel relazionarci, nel comprendere anche il desiderio che Dio mette nel tuo cuore, se Dio ha messo un desiderio nel tuo cuore, ti voglio dire questo, non ti far chiudere da nessuno. Apri la tua mente, apri il tuo cuore al Signore, diventa strumento, diventa missionario del Signore. E abbiamo bisogno veramente di giovani, di donne, uomini che prendono una chiamata attraverso quei doni e quei carismi per l'edificazione della Chiesa. E noi vediamo tanta bella, veramente, soddisfazione quando in maniera pratica creiamo e formiamo anche dei gruppi per determinati scopi evangelistici. Ed è bello considerare che la formazione deve essere fatta non per la propria chiesa, perché questo è un altro concetto che non è missiologia, ma è un modo settario di pensare le cose.
Io non devo formare, io non devo far crescere per tenermi a me, ma gloria a Dio, ma deve essere per l'edificazione e la crescita della Chiesa. Quindi avere dei giovani che sono formati e poi mandati nella Chiesa locale e sviluppando quella che è la visione della Chiesa locale, anche questo che si dovrebbe parlare tanto, perché ogni Chiesa ha una visione, ogni Chiesa ha una missione, comprendete? Perché? Perché dico visione? Perché è diverso dalla Chiesa che troviamo in un determinato punto, in un'altra Chiesa che troviamo in un altro paese, in un altro punto. Già tra i paesi cambia già cultura. Già cambia un approccio diverso, una metodologia diversa, una strumentalità diversa. Un tipo di evangelizzazione può funzionare da una parte, da un'altra parte non può funzionare. Ecco, anche la televisione, come ripeto, la TV è guardata tantissimo. Oggi ci sono tanti, e c'è una fascia di età che guarda, un'altra fascia di età non guarda e deve essere raggiunta in un altro modo. E soprattutto nei giovani abbiamo bisogno di raggiungerli e non possiamo pensare che un giovane che è salvato nella nostra chiesa, nelle nostre comunità, possa avere la stessa vita spirituale che io di 42 o quello, o fratello di 50 anni, di 60 anni o di 70 anni faccia. Non possiamo immaginare questo. Non è Bibbia, non è parola di Dio. La parola di Dio ci chiama ad andare. Io ho un modo diverso da andare, ho un diverso passo, ho una diversa forza e man mano queste forze vanno affievolendosi, ma dobbiamo permettere anche al giovane, dobbiamo permettere ai giovani, ai ragazzi di andare dove noi non riusciamo ad andare, usare anche i metodi, ma quello che è importante è onorare l'Eterno, onorare la parola del Signore. Bene, io ho concluso e non so se ci saranno degli spazi, dello spazio sicuramente, ma quello che vorrei tanto anche dare disponibilità, eventualmente ci fossero delle domande, ma noi dobbiamo desiderare di offrire, come dice, quei profumi, no? Anche questo è qualcosa che è scritto in Malachia. Dove profumi di odore soave venivano innalzati su tutta la terra come sacrificio di odore soave, no? Accettevole al Signore. E ancora doveva arrivare Gesù. Il Signore vuole questo, il Signore vuole che tutti i popoli siano salvati e raggiunti mediante la missione che la Chiesa ha. La missione di Dio è la salvezza di tutti i popoli. Dio vuole salvare i popoli. Dio ha cambiato il nome di Abramo. Da padre di una nazione, lo fa diventare padre di moltitudini di nazioni. Il cambio del nome, è importante anche questo. Il Signore ha cambiato il nostro nome, come dicevo ultimamente, anche nella comunità, i fedeli che saluto della comunità di Nardò. Il Signore ha cambiato il nostro nome, grazie a Dio anche perché non sappiamo il nome che ci ha dato, ma Dio è meraviglioso. Il suo tetragramma, il suo governo, tutto quello che è il piano di Dio è un piano meraviglioso. Sto lavorando anche per questo progetto con altri fratelli, altre sorelle. Preghiamo veramente che Dio possa darci questa guida necessaria. Come per esempio, vi parlo in maniera molto pratica, noi facciamo molti chilometri, facciamo quasi 1.300 chilometri al mese tra andare e tornare. E adesso per fede abbiamo deciso di stabilizzarci di più sul territorio, prendendo una casa. Ma prendere una casa cosa vuol dire? Prendere una casa anche vuol dire compiere una missione, perché le nostre case diventano la nostra missione, le nostre case diventano i nostri quartieri generali. Non dobbiamo pensare di servire il Signore e andare solo nella Chiesa, ma vivere la nostra quotidianità come una missione. E quindi abbiamo questo desiderio, questo progetto missionario di poter anche riunire diversi progetti, diverse opere, parlo sempre a livello sociale perché non va a sostituire la Chiesa rimane la Chiesa. E
il locale di culto rimarrà il locale di culto, e grazie a Dio per i nostri locali di culto. Ma sappiamo bene che ormai è una chiesa che opera anche sul sociale ed è bene ed è buono che fratelli, sorelle vengano impiegati per compiere la missione che Dio ci ha affidato, quella che possa essere anche una missione alimentare, come può essere una missione attraverso medicina, ma c'è tanto altro, non c'è solo quello, non è finita lì, il Signore continuerà a usare ogni strumento. L'importante è che ci sia un'ubbidienza sulla parola del Signore, ci sia amore e soprattutto passione per le anime che il Signore ci ha affidato e quelle anime che ancora oggi dobbiamo conquistare nel nome di Gesù. Michele, io non so Grazie, se. sì, grazie Giuliano per questa esposizione anche su, e soprattutto sulla la diversità dei metodi. Infatti, molte sono le considerazioni che nascono proprio di fronte alla considerazione dei diversi metodi. Hai parlato e hai toccato dei temi molto importanti, per esempio diciamo, la diversità delle vedute, la diversità anche della provenienza. Hai toccato il grande tema dell'accoglienza delle varie provenienze, dei nostri fratelli, le varie culture che si intrecciano alla presenza del Signore, che è qualcosa di straordinario, una ricchezza che si può vivere soltanto vivendola, non pensandola, ma vivendola. Quindi un incoraggiamento che ci arriva direttamente da chi sul campo sta attuando già questo nella vostra comunità, appunto, di Nardò. Dicevi, ci sono diverse culture rappresentate e poi anche diversi metodi che state mettendo in campo. Io vorrei proprio approfittare Guarda, per Michele, incoraggiare. Sì, prima prego. che continui, io adesso sono a casa e pranzerò con una sorella missionaria dagli Stati Uniti e un fratello che viene dall'Africa con sua moglie, che hanno deciso di venire in quelle zone, stanno frequentando la comunità e in questo, ecco, in maniera pratica riusciamo a relazionarci e a prendere una visione così aperta, così missionaria, che Dio ci fa comprendere che abbiamo tanto, tanto altro da imparare in questa formazione. Ecco, ti Amen. volevo dire questo. Amen. Sì, è meraviglioso. Anche perché noi partiamo dal presupposto che la chiesa di una città, la chiesa di un paese, deve essere rappresentativo della cultura di quel paese. Invece non è assolutamente vero. Quello che il Signore invece vuole stabilire all'interno delle proprie chiese è una dinamica di vita che non ha a che fare con i concetti e i preconcetti della cultura locale, ma che Quella si va a sposta. contrasto. Quella Esattamente. va a contrasto, la Sì, cultura prego. locale va a contrasto al piano di Dio. Quella è religiosità. Esatto, e tante volte invece viene giudicato il metodo evangelistico, come ce l'hai esposto, anche come essere un metodo fuori dai modi di Dio. In realtà è semplicemente un metodo diverso da quello che si è sempre fatto. E tante volte anche i metodi nuovi che Dio dà, cari amici che ci state seguendo da casa, cari fratelli, care sorelle, proprio in questi giorni ho interagito e ho conosciuto diverse persone che mi testimoniavano dei modi diversi di portare l'Evangelo. Attenzione, la predicazione deve essere sempre la centralità del nostro messaggio, ma si può predicare in mille forme comunicative e che possono anche passate attraverso modi che non sono convenzionali, e queste persone con le quali ho interagito mi mettevano in evidenza proprio i contrasti che tante volte la diversità della cultura insomma impone. E quindi anche nelle nostre, in buona fede, a volte bisogna combattere e anche proprio spiegare. Ecco, bisogna avere una maggiore accoglienza ai diversi modi per evangelizzare, e allo stesso modo bisogna anche portare avanti la missione che Dio mette nel cuore, a volte comprendere e accettare che i fratelli non sempre ci possono comprendere, ma vedranno i frutti, presto vedranno i frutti di quello che Dio ci ha dato, e noi potremo fornire loro i frutti che sono la prova di un servizio che viene direttamente dal Signore. Quindi coraggio, un incoraggiamento che il pastore Giuliano ci ha condiviso proprio per consentire anche a quanti in questo momento stanno per intraprendere una missione, un percorso missionario,
non necessariamente in un'altra nazione, ma in un'area forse della società che nessun altro ancora ha conquistato con la predicazione dell'Evangelo. Quindi abbiamo questa bella opportunità. Giuliano, se vuoi aggiungere qualcosa, mi dicono altri 3 minuti soltanto, quindi se vuoi aggiungere qualcosa anche aprendoci, salutandoci con un saluto, ecco, quanti. Ah, a proposito, ecco, mi chiedevano anche gli indirizzi della comunità, perché in questo periodo di ferie il Salento si apre a tantissimi amici che Ecco, vengono da io varie parti d'Italia. vorrei Prego. approfittare di questo. Noi ci troviamo in via Bellini 20, a Nardò, abbiamo le nostre riunioni il mercoledì e la domenica. Fratelli, se venite lì in Salento, innanzitutto contattateci, perché il desiderio nostro è conoscere altri fratelli e altre sorelle che possono essere dei doni, degli arricchimenti per la nostra vita spirituale, per la vita della Chiesa, per la vita del territorio, per la missione affidata. E io sarei ben lieto di conoscervi, ma soprattutto anche di ospitarvi, perché la Bibbia ci insegna che noi dobbiamo essere ospitali. E nell'ospitalità noi potremo ospitare non solo uomini, ma angeli, angeli che Dio dà. E in questo noi sappiamo che vogliamo lavorare, in questo lavoreremo, nei prossimi mesi vi terrò aggiornati, noi avremo proprio un'accoglienza, non solo, non è un'accoglienza per quanto riguarda, come dire, gli emarginati, perché ci sono tanti fratelli, tante associazioni che lo fanno e gloria a Dio, anzi vi potremo anche indirizzare, ma noi stiamo aprendo un'accoglienza per fratelli e sorelle che anche in modo transitorio verranno a trovarci. Quindi dando disponibilità sia per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, sia il mangiare che per il dormire. Ma vi ripeto, in maniera molto semplice, non potremo fare grandi numeri, ma il nostro desiderio è accogliere e conoscere la strumentalità di una chiesa, di un corpo che va crescendo sempre di più al centro di Cristo. Quindi questo sia ben chiaro, non in maniera molto semplice, noi ci stiamo già preparando per ospitare dei fratelli e delle sorelle che verranno dall'estero, verranno a trovarci, verranno a trovarmi, perché come vi ripeto, la mia casa diventerà il quartiere generale, la mia casa sarà aperta all'Evangelo, le nostre case devono essere aperte all'Evangelo. Io voglio dirvi veramente che noi abbiamo tante difficoltà, abbiamo avuto tante difficoltà a livello logistico, perché io con bambini, con 3 bambini e mia moglie fare 1300-1400 km al mese, e non solo il dispendio economico, tempistico, perché quello mi potrei dedicare ad altro, ma proprio a livello anche di pericolo. Quindi noi dobbiamo imparare a stare insieme, a ospitare, ad avere affinché si possa adempiere il glorioso messaggio dell'Evangelo, quello della missione, quello della salvezza delle anime. Perché, come dicevi tu, Cesare, in questo periodo molti vengono attratti. Ecco, Sono qua. c'è stata una chiamata. Sì, Una sì, sì, chiamata, sì. sì. Cosa succede? Che molti vengono e io ringrazio il Signore perché non solo pastori ci vengono a trovare, noi veniamo elargiti dai ministeri che Dio dà, ma noi veniamo proprio benedetti dalle testimonianze. E poi cosa succede? In quei culti all'aperto vediamo che il Signore si usa. E perché no, dico io, perché no aspettare solo l'estate? Perché no sentire dei fratelli che vogliono venire a collaborare, a stare anche del tempo insieme, fare delle esperienze per poi riportare una formazione missionaria, una formazione che è quello di stare insieme, di continuare un operato e per poi portare nella propria chiesa locale quelle che saranno le esperienze e la maturazione avvenuta. Noi avremo questi fratelli, queste sorelle che ci verranno a trovare dall'estero e così anche noi andremo a trovare questo interscambio di comunità locale che il Signore ci sta mettendo nel cuore. Quindi chiunque voglia, io sono disponibile, ci troviamo a Nardò, potete trovarci anche sulla pagina Facebook Missioni di Salento, lì è la pagina della Chiesa, ma non del progetto che il Signore ha messo
nel nostro cuore, nel cuore mio e di mia moglie e nel cuore di alcuni fratelli che sicuramente sarà in cuore della Chiesa universale. Amen, grazie, grazie per questo invito. Allora, appuntamento presto per anche vedere i risvolti di questa evoluzione. Dio vi benedica grandemente. Grazie Giuliano, Dio continui ad usarvi in modo potente nel Grazie meraviglioso Salento. Pace del Signore, pace a presto. Amen, amen. Vi ringraziamo cari amici, grazie per come ci avete seguito. È stato un tempo bello per scoprire l'importanza del cuore di Dio al centro del quale c'è proprio la missione, ovvero la salvezza delle anime. Quanto è stato meraviglioso scoprire che il piano di Dio è passato proprio attraverso la volontà di salvare la tua anima, la mia anima. In questo giorno, se non abbiamo anche già fatto questa esperienza, siamo chiamati a dare una risposta alla chiamata che il Signore rivolge alla nostra vita. Se invece abbiamo accettato la chiamata e la portiamo avanti con l'aiuto di Dio, bene, non possiamo fare altro che ringraziarlo per quello che ci concede di vivere ogni giorno, vedendo anche i miracoli davanti a noi. Con questo vi ringrazio, vi do appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova diretta di review, sempre qui sul vostro canale cristiano. Con questo vi saluto, a domani, pace, shalom.